Da dove comincio? Prendi anche per me? No. Dai! Devo fare tutto io. Ok. Niente male, eh? Dominique? Dominique? Andiamo, veloce, tardissimo! Ho capito, quindi te non puoi rimanere più alla colazione, la colazione te la porti, giusto? Bravo! Nessuno, possiamo urlare! No, perché fuori qui ci stanno altre persone! Ah! Siamo appena arrivati, ragazzi! Non sono arrivati! È il primo giorno che siamo qui! Siamo nel nostro appartamentino a Praga! Cioè, nell'appartamentino che abbiamo abitato a Praga, non è il nostro! E siamo super, super felici! Diciamo che della città abbiamo visto ancora poco e ancora non vi abbiamo fatto vedere niente. Però siamo anche super felici di questo appartamentino che abbiamo affittato! Solo non rompesse tutto, Eric. Ed è per questo motivo che vogliamo farvelo vedere. Anche perché ce lo chiedete sempre quando andiamo in un posto nuovo. Quindi, oggi vi faremo il nostro home tour a Praga! Come potete vedere, dietro abbiamo una porta. Ecco, siamo proprio all'ingresso. Ma che dire, iniziamo proprio da fuori, Eric, forza. Non spiare dallo spioncino! Si chiama spioncino perché si può spiare. Sì, questo è quello che c'è fuori, altri appartamenti. Ok, basta Dominique, usciamo fuori e facciamo vedere tutto il resto dall'entrata. Ok, facciamo in fretta perché si sta morendo dal freddo qui fuori, dentro ci sono i riscaldamenti fortissimi. Vai Eric, apri, guardate qui l'ingresso, numero 203. Vado? Vai. Olè. Benvenuti, sì, come potete vedere c'è subito un'altra porta. Comunque, qui c'è l'ingresso. Qui mettiamo le chiavi, qui c'è il nostro specchio, ecco qui. Sì. Ecco. Un bellissimo primo termosifone. Sì, una spada. E qui, Eric. Oh mio Dio. Qui possiamo staccare la luce dell'appartamento. Cose che non devi toccare tu. No, chiudiamo. Qui c'è la porta, qui c'è il citofono. Non sappiamo perché in una casa vacanza c'è pure il citofono. Metti che un altro vacanziere ti vuole venire a trovare. Sì. Ti senti in mezzo alla strada? Certo. Stai parlando? Certo, può salire, può salire. Ma che sì, posso... le apro. Stavo scherzando, Eric. Ma lo vuoi posare questo calzascarpe gigante? Beh, mamma mia. Posiamo. E qui c'è un bellissimo e comodissimo armadietto dove abbiamo posato già di tutto, giubbotti, zaini, scarpe, tutto questo. Starete dicendo avete portato così tante cose? Sì, esattamente. E adesso è finalmente il momento di entrare veramente nell'appartamento da questa porta. Prego signori, accomodatevi. E subito si entra qui che c'è la cucina, come potete vedere. È grandissima, è super moderna ed è comoda a tutto quanto. Anzi, guardate, accendiamo pure la luce per vederla ancora meglio. Ai! Scusa. Qui abbiamo... non me lo ricordo. Ah, sì, lenzuola, spumoni. Eric, Eric. A posto. Chiudimi. Ciao. Continua il tour da sola, ciao. No, che c'è, aspetta che esco. Qui abbiamo il nostro bellissimo piano cottura con cui ho litigato per tanto tempo per capire come funzionasse. Però adesso lo so accendere, guardate qui. Vabbè, Eric, non c'è bisogno. Dai, perché lo succede? No. Ecco, qui. Spero che non e si poi bruci. E lo metto a 9. Va bene, basta. Se ci mette la mano, spegnilo! Si... No, non si mette la mano. E a parte l'olio e il sale, certo che questi li potevamo anche posare, dico io. Ma ne abbiamo trovati lì! Posiamoli! Ma qui c'è un altro stipetto molto più importante, perché ci sono tutte le cose che servono per cucinare: padelle, pentole e tutto quanto. Tutto qui.
Poi qui abbiamo le posate, ovviamente, vabbè, tutto normale, no? Altri utensili da cucina. Sì, 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 abbiamo fatto un po' di spesa. Dominique, però una cosa. Perché se questo appartamento è per 5 persone, ci sono tutte queste posate? Perché? Per quale motivo tutte queste posate? Perché? Eric, se dobbiamo invitare qualcuno, possiamo invitarlo. Dominique, perché? Tu conosci qualcuno a Praga? No, effettivamente no. Vabbè, Eric, fammi continuare. Qui passiamo alle cose che abbiamo riempito noi. Ta-da! Ok, sì, come vi dicevamo, abbiamo fatto un po' di spesa. Stessa cosa vale per il frigorifero, guardatelo. Ragazzi, guardate cosa abbiamo comprato. Dei salamini vabbè, piccoli, Eric. Come questi stecchini. Domenica, apriamoli, ora apriamoli, mangiamoli. Abbiamo anche il gelato. Ah sì, anche il gelato. Domenica, va bene, basta. Apriamo il gelato adesso. Tutto questo l'abbiamo preso nelle prime ore che eravamo arrivati a Praga. Poi qui abbiamo piatti, bicchieri e tutto quanto. E lì c'è una cosa che fa un po' paura. Il tostapane? No, Eric. Che cosa? Quelli però mi raccomando non li prendere, anzi ragazzi guarda, oh mamma mia, possiamo il tostapane e ovviamente detersivo. Poi qui abbiamo un bellissimo bollitore che ancora non abbiamo usato, una bellissima macchina per il caffè. Eric, tu la sai usare? Non lo so, devo provare. Vabbè, magari un'altra volta. E il nostro forno a microonde, cioè. E poi c'è questa cosa qui che non mi ricordo cosa c'è. E qui c'è il caffè. Ah, il caffè, gli zuccheri. E siamo qui. Sì, e qua c'è la spazzatura, però vabbè. C'era bisogno di farla vedere. Ragazzi, il pezzo forte è la cosa che amo. Sì, io non devo fare nulla. Ta-da! Sì, effettivamente c'è già un piatto e un bicchiere sporco. La lavastoviglie. Qui è la cucina. Io direi di passare all'altro. E adesso ecco qui la nostra zona salotto, con questa bellissima parete dipinta a mano da pittori molto moderni. Veramente, Eric? Io penso che sia un adesivo. Come un adesivo? Sì, Eric, è un adesivo. Vabbè, comunque è carino, no? Sì, è carino. Poi abbiamo il nostro bellissimo divano con così tanti cuscini da tirare. Ok, ci siamo. Qui abbiamo il nostro televisore, dove appunto abbiamo già messo i nostri video per prima cosa, visto che è collegato a internet. Guarda che bel ragazzo che c'è qui. Eric. Sì. Torniamo alla casa. Qui c'è la nostra prima finestra. Qui, guardate un po', la strada su cui affaccia. Date un'occhiata. Sì, c'è una finestra dentro la finestra, ragazzi. Sì, è una doppia finestra, guardate. Oh mamma che freddo. Fammi salutare Praga. Saluta. Ciao Praga, ciao Praga. Ciao signore di Praga, ciao. Torna dentro, chiudi. No. Chiudi. Oh mio Dio, ma comunque nemmeno si è girato. Signori di Praga? Ma forse perché non capisce l'italiano. Andiamo. Signorest de Pregen. Chiudi. Ma perché la gente non saluta qui? Ma penso che non ti capisca. Ciao, questo lo capisce. Beh, chiudiamo adesso. Entra troppo freddo da fuori. Da questa parte c'è la zona soggiorno, praticamente il tavolo e le sedie. Ma ti sembra il caso di presentarla in questo modo? Dai, era tutto sistemato, Eric. In effetti sono un po' scomodine queste sedie. Ma non è vero, sono tanto carine. Lo so, ma col cuscino sarà... Vabbè, spostati. Lì dentro vi starete chiedendo cosa c'è. Non lo so se ve lo state chiedendo, però... Insomma, ve lo facciamo vedere. Mancano due cose importanti. Qui c'è la prima. Accendiamo la luce. Ta-da! Il bagno, ovviamente. Venite, accomodatevi nel nostro bagno, di cui abbiamo già preso pienamente possesso, come potete vedere. C'è di tutto. Bene, lavandino, forno, specchio. E qui la doccia. Qui c'è la doccia. E qui, dietro questo muretto, c'è semplicemente il water, no? Ciao water! Ok, usciamo fuori. Qui penso che possa bastare. Forza, venite con me. Aspetta, Dominique, devo fare una cosa importante. Ma che stai facendo? Eric! Ma dai, questa non è una cosa importante. Lì avevo avuto troppo poco spazio per ballare, quindi mi sto rifacendo. Va bene. Eric! Ok, allora, la camera da letto
Sì, ma venite con me. Ta-da! Questa è la camera da letto. Ok, vi starete chiedendo perché c'è un letto gigante e uno piccolo. Beh, effettivamente non lo sappiamo. L'appartamento era per 3 persone, non è che potevano portare via un letto. Però comunque è utile. Così quando Eric mi dà fastidio la notte, lui dorme qua e io mi prendo tutto il lettone, no? No, non mi va bene questa cosa. Perché non dovremmo fare il contrario? Perché l'ho detto prima io. Ecco qui, il letto è super comodo, è morbidissimo, guardate! Ah, sì. No, Eric, piano. Ragazzi, oggi voi assisterete al salto dal letto al letto. Tieni, Dominic! Oh mio Dio, ecco perché non dovevano esserci 2 letti. Stai cadendo. Ok, a parte il letto che adesso è tutto scombinato, qui ci sono i comodini, guardate che carini. Dominique, sono dei cesti. Comodini comunque. Cesti. Comodini, comunque sopra il comodino ci sono i baci per Ugina che mi ha regalato Eric, grazie. Beh, perché oggi mentre stiamo registrando il video è San Valentino e mi ha fatto trovare i baci perugina sul comodino, visto che è un comodino. Cesto, te li ho fatti trovare sul cesto. No, grazie. Ok, e come ultima cosa penso che non rimane altro che farvi vedere questa enorme finestra, dove vediamo lo stesso paesaggio di poco fa e altri signori praghesi. Aspetta che li saluto. Signori praghesi. Dei bambini praghesi. Ciao bimbi praghesi. E il termosifone gigante che ci tiene davvero caldissimi, visto che a Praga fa freddissimo. Siamo vicino alla Russia. Zavoske, zapischi, vidischi, guadischi, cagischi, vidischi. Basta. Che stai facendo? Voglio vedere se mi posso chiudere tra una finestra e l'altra. Ah, bellissimo, aspetta, ciao. Aspetta. Ma forse non si può fare perché sono grasso. Se fossi più magro magari. Non si può fare. Se magari ieri sera non ti fossi mangiato 200.000 salsicce tedesche. Non è colpa mia se qui fanno le salsicce buone. Ciao. No, Dominique, ci sono i persone per che ci... Quel sedere è di troppo. Non ci posso. Ok, Sandy, basta. Sandy, allora facciamo. Cosa penseranno le persone lì fuori? Meno male che non c'è nessuno. E dimenticavamo il lampadario. È comunque una cosa importante. Ehi, che stai fermo? Il lamparotolo. Bella la casa, vero? Sì, ragazzi, a noi piace tantissimo. Potremmo anche trasferirci qua. Magari non tornare più in Italia. Ah, no, però in Italia ci siete voi di Inzimini, quindi torniamo. Pronto? Sì, sì. Ma, Eric! Penso che avete visto tutto. Non rispondo. No, aspetta! Anche il riso e yogurt, guarda. Abbiamo comprato una cosa abbastanza strana. Cioè, io non l'ho mai vista da nessuna parte. È come dello yogurt, è Müller. È riso alle nocciole. Lo proveremo, magari in un altro video. Ed è finito, ragazzi, eccolo qui. Ci chiedete sempre di vedere i posti, le case in cui stiamo. Ed eccola qui, che ne pensate? Vi piace? A noi piace tantissimo. Fateci sapere che cosa ne pensate. Ovviamente però sappiamo che volete vedere anche Praga, perché altrimenti perché siamo qui? E ovviamente è normale che ve la faremo vedere. Vi porteremo in giro con noi nei prossimi video in tutta la città. Ma per adesso lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Seguiteci su Instagram. Ci trovate come dinsieme.official e andateci a seguire perché lì vi avvisiamo su tutto in tempo reale. E oggi salutiamo Deborah Ianchello, Veronica Giunta, Aurora Michelle Altieri, Ettore Cesare, Alfonso Moscato. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.